Malala. Malala Yousafzai è una bambina a cui piace molto studiare. Ma nel suo paese, il Pakistan, un gruppo di uomini armati chiamati talebani prende il potere con la violenza e vieta alle ragazze di frequentare la scuola. A soli 11 anni, Malala inizia a scrivere un blog parlando di questa e altre ingiustizie che i militari impongono soprattutto alle donne. Credono infatti che le donne non debbano essere libere, ma sottomesse agli uomini, e per questo non vogliono farle partecipare all'istruzione. Da nessuna parte nel Corano, protesta Malala, c'è scritto che le ragazze non possono andare a scuola. Per punirla delle sue parole, nel 2012 due talebani salgono sul suo scuolabus e le sparano alla testa. Malala, ferita gravemente, viene curata in Inghilterra e per fortuna sopravvive. Il 12 luglio 2013, giorno del suo 16° compleanno, parla davanti all'Assemblea delle Nazioni Unite a New York della sua terribile esperienza e delle sue convinzioni. I talebani mi hanno sparato sul lato sinistro della testa. Hanno sparato anche ai miei amici. Pensavano che i proiettili ci avrebbero messi a tacere, ma hanno fallito. Anzi, dal silenzio sono spuntate migliaia di voci. Cerchiamo quindi di condurre una lotta globale contro l'analfabetismo, la povertà, il terrorismo e l'ignoranza. Riprendiamo in mano i nostri libri e le nostre penne. Sono le nostre armi più potenti. Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo. L'istruzione è l'unica soluzione. L'istruzione, prima di tutto. L'anno successivo, Malala ottiene il premio Nobel per la pace grazie al suo impegno nella difesa dei diritti delle donne e dei bambini. Oggi frequenta l'università in Inghilterra. Il suo sogno di continuare a studiare per diventare una donna istruita e libera si è finalmente realizzato.